Da Selva di Val Gardena un caloroso benvenuto a tutti coloro che ci seguono su Gazzetta.it e dolomitiselaronda.com per questo live streaming che presentiamo da Vallata delle Dolomiti in occasione della seconda edizione della Südtirol Sella Ronda Hero, gara di mountain bike marathon valevole per il calendario nazionale e anche come campionato triveneto di specialità. Io sono Diego Clara e ho il piacere di commentare queste fasi salienti che vi presentiamo appunto dai piedi del gruppo Sella, massiccio dolomitico nel cuore di questo patrimonio naturale dell'umanità, dichiarato tale 2 anni fa dall'UNESCO proprio al suo incontro internazionale di Siviglia. Questa mattina sono partiti in molti qui da Selva Gardena in provincia di Bolzano per affrontare questa gara lunga di 82 chilometri e noi andiamo tra pochissimo a vedere alcune belle immagini della partenza di questa mattina, che è stata lanciata in 3 scaglioni a partire dalle ore 8. Vediamo infatti adesso una bellissima immagine aerea di Selva Gardena, addirittura di partenza gremita, 1500 partecipanti da 28 nazioni. Questo, diciamo, è il palmarès di questa gara che arriva alla sua seconda edizione dopo l'esordio l'anno scorso con circa 430 partecipanti. Alle ore 8 sono stati lanciati i tesserati sull'82 km. Vediamo qui una delle protagoniste della gara, la tedesca. Vediamo Christoph Innerhofer, campione di sci, 3 medaglie ai campionati del mondo quest'anno. Ed ecco qui Mirko Celestino, numero 1 mondiale del ranking UCI, medaglia di bronzo una settimana fa ai mondiali del Montello. Alexei Medvedev, campione europeo in carica, russo. Mike Felderer, specialista, anche lui nazionale italiano della Val Sarentina, qui in Alto Adige, tutti pronti, tutti determinatissimi per questa gara. Abbiamo 12 partecipanti che hanno preso parte al mondiale una settimana fa. Vediamo il fulcro qui sulla linea di partenza questa mattina alle ore 8. Vediamo il colpo dato da Gerhard Vanzi, l'ideatore di questa gara, che lancia i concorrenti sul primo muro della Dunter Cepies, che subito si presenta con 735 metri di dislivello e una pendenza media del 15%. Bene, adesso entriamo nel vivo della gara di oggi. I concorrenti dell'82 km maschile elite hanno già scollinato sul Passo Duron, che è l'ultimo valico prima della discesa lunga verso Selva di Val Gardena. Passo Duron a 2280 metri. Qui è passato per primo Mirko Celestino, come da pronostico, anche lui l'aveva già detto ieri in conferenza stampa, che avrebbe atteso prima di lanciare l'attacco, avrebbe sofferto più che altro nella fase di lancio della gara e poi avrebbe carburato. Infatti così è stata, è riuscito a prendere durante il tragitto Medvedev, che stava conducendo anche fino a 50 secondi di vantaggio, l'ha preso, l'ha sorpassato e già al Pordoi era davanti. Bene, adesso direi di andare direttamente sul luogo del delitto. Andiamo dal mio collega Gerhard Vanzi, che è in elicottero proprio sopra il gruppo di testa, in volo sopra l'Alpe di Siusi. Vediamo la bellissima immagine dell'elicottero che ci propone questa immagine. Io chiamerei subito Gerhard Vanzi, ti saluto. E Gerhard, prima domanda naturalmente: cosa riesce a vedere, chi sta conducendo e come si sta sviluppando la cosa? Ciao Diego, buongiorno a tutti. Uno spettacolo qui dall'elicottero. Mirko Celestino ha passato già il rifugio Zallinger e si sta prestando la discesa verso il Monte Pana. È in formissima, pedala a ritmi elevatissimi e sicuramente 15-20 minuti in anticipo rispetto alla gara dell'anno scorso. Sta marciando velocissimo, lo vedete sullo schermo e anche in diretta. Ragazzi, qui Mirko oggi è la sua giornata.
Infatti vediamo Mirko Celestino che sta viaggiando a velocità molto elevata sul percorso che in questo momento è una strada forestale abbastanza larga sull'Alpe di Siusi. L'Alpe di Siusi, vi ricordo, è la quinta delle vallate, diciamo, che sono toccate quest'oggi da sta gara con 60 km quadrati. L'Alpe di Siusi è l'altipiano più vasto d'Europa, teatro dell'epilogo, diciamo, di questa gara da eroi. Infatti la Südtirol Sella Ronda Hero è sicuramente una delle gare di mountain bike marathon più difficili in Europa, con 82 km, appunto 4200 metri di dislivello da superare su ben 5 passi. Inizia qui in Val Gardena col Dantar Cepies, poi col Pralongia Campolongo, il Soura Sas, che è, diciamo, la cima Coppi con 2351 metri di dislivello, e poi il passo Pordoi. Qui si dividono i due, e c'è stato un investimento, Mirko Celestino col tricolore ha investito uno spettatore che era lì, non abbiamo potuto intravedere bene cosa sia successo, speriamo che non sia successo nulla di grave. Questo è veramente uno sviluppo al cardiopalma qui degli ultimi chilometri della gara. Abbiamo visto lo spettatore ruzzolare, speriamo veramente che non sia... Gerard, tu sei riuscito, sì, a vedere qualcosa? Sì, ho visto la caduta. Mirko Celestino ha investito una persona che era sul lato del tracciato. Per fortuna Mirko si è rialzato, ha ripreso la corsa e sta continuando a un ritmo altrettanto elevato. L'altra persona non l'ho più vista, ma non penso si sia fatto molto male. Ja, wir hoffen natürlich, dass hier nichts Schlimmes passiert ist. Wir haben den führenden Mirko Celestino gesehen. Er hat eine Person angefahren, die sich irgendwie auf der Strecke befunden hat. Wir hoffen natürlich, dass beiden nichts passiert ist. Mirko Celestino ist ja aufgestanden und wieder weitergefahren. Hoffen wir natürlich, dass auch der Zuschauer wieder in Form ist. Nel frattempo noi attendiamo poi gli sviluppi. Abbiamo visto che Mirko Celestino era molto veloce sul percorso e si sta avvicinando a Montepana per poi tagliare la pista di Coppa del Mondo, la Saslonk, che è qui vicino nel comune di Selva, per poi arrivare. Ecco Mirko Celestino, vediamo che sta viaggiando, perciò lui non dovrebbe avere dei problemi dopo questa caduta. Dicevo prima, i passi da superare, hanno scollinato sul passo Duron, che è l'ultimo a 2280 metri, con molto anticipo. Vediamo anche qui altre scene proprio da western, da far west, le mucche al pascolo che stanno tagliando la strada agli atleti. Sono naturalmente cose che non sono previste, però è natura, questa è natura pura, le Dolomiti sono natura pura e sono state dichiarate patrimonio UNESCO anche proprio per questo. Speriamo però che non succeda nulla di grave, Mirko Celestino è professionista abbastanza per riuscire a gestire anche queste situazioni. Gerard, cosa ci dici di nuovo? Sì, Mirko sta continuando la sua corsa, sembra che non si sia fatto male e che non ha neanche subito danni alla bici. Adesso si sta avviando sotto il Sassolungo, avvistiamo qui la forcella del Sassolungo, e in questo falso piano si sta cingendo per passare quest'altra collina. Comunque adesso è entrato nel bosco, uscirà fra poco. Comunque sta facendo una grande corsa oggi Mirko. Abbiamo visto prima che lo seguiva circa 2 minuti su al passo Duron, 2 minuti e mezzo Ragnoli, e poi più dietro Hannes Pallhuber e Alexei Medvedev, il campione europeo in carica russo, che è fortissimo in partenza. Infatti già questa mattina è arrivato al primo Gran Premio della montagna, al Dantar Cepies, con 50 secondi di vantaggio che è riuscito a gestire fino al Campolongo, dove però si era ridotto a 30 secondi. E già al passo Pordoi Mirko Celestino e Yuri Ragnoli l'avevano preso e superato, e adesso Celestino sta veramente facendo la sua gara, come del resto già annunciata ieri
in conferenza stampa, dove aveva detto che all'inizio si sarebbe trattenuto un attimo, poi appena carburato avrebbe lanciato l'attacco, perché il suo obiettivo era ed è di diventare l'eroe, il Hero 2011 qui in Val Gardena Selva, in questa seconda edizione che vede alla via 1500 partecipanti e 28 nazioni che poi sono veramente variegate, nel senso che abbiamo la Nuova Zelanda, l'India, l'Australia, il Singapore, Messico, Australia e naturalmente tutta l'Europa e la Russia rappresentata qui con oltre 1500 in tutto partecipanti. Abbiamo, come detto, 12 atlete e atleti che hanno partecipato domenica scorsa al mondiale di mountain bike marathon al Montello in Veneto, tra cui appunto Mirko Celestino, che è numero uno del ranking mondiale e medaglia di bronzo proprio domenica scorsa in questa specialità. C'era anche Massimo De Bertolis, il forte atleta trentino, settimo al Montello, al mondiale una settimana fa, che era un po' visto come il grande rivale di Mirko Celestino quest'oggi. Purtroppo cos'è successo sulla discesa dal Dunter Cepies verso Corvara? De Bertolis ha forato sia davanti che dietro in contemporanea, ha provato a fare le riparazioni necessarie, però ha perso troppo tempo e ha preferito desistere ed è dovuto tornare con altri mezzi qui al traguardo di Selva e purtroppo non ce l'ha fatta e dovrà provare a diventare l'eroe della Hero l'anno prossimo. Sul percorso naturalmente non ci sono solo gli atleti di spicco e di fama internazionale, ma ci sono naturalmente tanti tanti atleti che pedalano per passione e per questi naturalmente è stato allestito un sistema di sussistenza molto molto preciso e molto efficiente. Ci sono diversi punti meccanici istituiti dalla Shimano, ci sono 4.5 punti Energy Point della Enervit per avere il supporto energetico giusto, visto che su 5 ore di gara molti vanno a bruciare anche 6.800-7.000 calorie. Tanto vediamo ancora Celestino sempre in gara nel bosco nei pressi di Montepana, dove il tracciato è nel bosco, abbiamo dei cambi a vista e coperti purtroppo, e a un certo punto Mirko Celestino andrà anche a tagliare la pista di Coppa del Mondo, la Saslonk, la mitica Saslonk, dove in dicembre da moltissimi anni si svolge la famosa Coppa del Mondo di sci qui a, in Val Gardena, vista in tutto il mondo. Chissà che qualcuno dall'alto non la riesca a riconoscere questa pista. Mirko Celestino, dicevamo, passato a Passo Duron al scollinamento con oltre 2 minuti di vantaggio, non dovrebbe avere problemi a portare a casa questa vittoria. Sarà interessante vedere il tempo che farà registrare. L'anno scorso Klaus Fontana, l'atleta pusterese, per anni allenatore dei giovani del comitato regionale di Bolzano della FCI di mountain bike, fu il primo a tagliare il traguardo sull'82 km con un tempo di 4 ore e 46 minuti. Già da queste immagini si può evincere che Mirko Celestino sicuramente rimarrà sotto. Ecco, questa dovrebbe essere la pista di discesa che sta tagliando in questo istante Mirko Celestino. Non dovrebbe essere più lunga l'attesa che ci divide tra il poter salutare il campione ligure qui sulla linea del traguardo di Selva Gardena. Speriamo naturalmente, ancora ripensando a quanto visto poco tempo fa, che non ci siano problemi per tutti gli altri in fatto di bestiame libero, e speriamo naturalmente anche che lo spettatore coinvolto nella carambola con Mirko Celestino, che non gli sia successo niente. In gara quest'oggi abbiamo anche molti campioni,
Ne parliamo un po' più tardi, ritorniamo da Gerard Vanzi, il mio collega che sta sull'elicottero e che ci può dare naturalmente le ultime notizie dal percorso. Sì Diego, da qui sempre grande lo spettacolo. Il primo, Mirko Celestino, si sta avviando verso Istranc, ha già passato Montepana e da poco attraverserà la pista Saslong, però prima deve fare questa leggera salita. Però lo vedo pedalare bene, ancora energie. Riesci per caso, riesci per caso a vedere se qualcuno lo sta seguendo? Prima c'era Yuri Ragnoli che aveva scollinato un paio di minuti dopo di lui a Passo Duron. Si vede già qualcuno? No, non si vede nessuno. Adesso si è alzato sui pedali, Mirko, vuol dire che è ancora pieno di energie. Infatti ieri mi diceva, si è riposato bene dal mondiale del Montello e comunque lo vedo bene, sta salendo ancora questa leggera salita, poi ci sarà una U per tornare in giù e poi non sarà più lunga, possiamo attendere fra 10 minuti a Selva di Val Gardena. Infatti ieri Mirko Celestino è andato a fare un test sul tracciato, ha fatto i primi 25 chilometri per vedere com'è il tracciato, ne è rimasto entusiasta e ci ha anche raccontato che nell'ultimo mese e mezzo Mirko Celestino ha vinto 5 gare di fila e oggi, vista la situazione, sarà il suo 6° successo in serie. Già ieri ironicamente Massimo De Bertolis diceva che sarebbe stata ora di lasciare anche lo spazio a qualcun altro sul podio più alto, invece non sarà così. Mirko Celestino continuerà a imporre la sua predominanza in questo istante. Vediamo la piazza qui di Selva Gardena, piazza Nives, gremita di spettatori. Naturalmente ci sono molti parenti, accompagnatori, amici di chi partecipa con 1500 atleti. Abbiamo sicuramente un gran numero di persone qui in piazza a seguire in diretta, dicevo in diretta su Gazzetta.it, sul sito dell'organizzazione e naturalmente qui dal vivo in piazza. Le gesta di Mirko Celestino, numero uno del ranking internazionale UCI, che si appresta a terminare questa 82 km marathon di mountain bike, che naturalmente nel calendario nazionale vale anche come campionato triveneto di marathon e naturalmente è un prestigio tutto particolare vincere qui, diventare l'eroe delle Dolomiti. Gerard. Sì. Mirko si sta attraversando adesso la Saslong, fra pochi istanti sotto le gobbe di cammello che Peter Rungaldir conosce benissimo perché ci è volato sopra tante volte, qui invece adesso viene attraversata dal campione di mountain bike più forte al mondo, Mirko Celestino, eccolo proprio adesso sotto di noi che sta attraversando la pista. E poi si tornerà nel bosco, lo possiamo attendere fra poco. Tanto Peter Rungaldir in piazza sta guardando la video wall e sta ripensando ai suoi momenti di gloria sulla Saslong, la quale Mirko Celestino sta attraversando adesso nei press. Eccolo Peter Rungaldir che è anche presidente e direttore di gara qui della Südtirol Sella Ronda Hero, impegnato con moltissimi volontari, oltre 200 nell'organizzazione di questa gara che richiede grandissimo impegno e dispendio di energia, non solo nei giorni e nelle settimane prima, ma addirittura nei mesi prima di questa gara, visto che sono coinvolte 4 vallate più l'Alpe di Siusi, quasi una decina di comuni, tra i comuni della Val Gardena, della Val Badia, dell'Ivina Longo, della Val di Fassa e appunto della Valle Isarco con l'Alpe di Siusi. Qui sta salendo l'attesa, visto che non è più lontano Mirko Celestino, ce l'aveva annunciato pochissimo tempo fa Gerard Vanzi sulla pista Saslong, vuol dire che tra pochissimo taglierà in alto qui sopra La Pozza, che è un primo quartiere
di Selva Gardena per poi girare intorno al Ciampinoi e buttarsi giù sugli ultimi, sull'ultimo chilometro verso Selva, e dove lo attendiamo poi qui in Piazza Nives, sicuramente con un tempo record per quanto riguarda la Südtirol Sella Ronda Hero. Ricordo l'anno scorso sugli 82 chilometri 4 ore e 46 minuti il tempo di gara. Dicevo che ci sono molti sportivi di nome importante in gara quest'oggi: Peter Phil, Christoph Innerhofer, Florian Isaac, che purtroppo ha avuto un incidente già sulla discesa verso Corvara. Questi ragazzi hanno portato a casa molte medaglie mondiali di sci per l'Italia nel febbraio scorso a Garmisch, e oggi dimostrano di essere anche dei grandi pedalatori, perché una cosa sia chiara, ma poi chi pedala e chi va in bici lo sa: la Sella Ronda Hero con i 50 km e 2600 metri, oppure con gli 82 km e 4200 metri di dislivello, non è una passeggiata. Non ci si cimenta se non si è allenati, se non si hanno molte migliaia di chilometri di bici nelle gambe. Infatti il nome è tutto un programma per questa gara, Sella Ronda Hero, tanto perché ricalca un attimino il percorso invernale conosciuto da tutti, il cuore del Dolomiti Super Ski, dove si fa con gli sci il giro del gruppo del Sella. Infatti con le bici si ripercorre un attimo questo tracciato. Questo è già una cosa che la rende molto particolare. Poi il nome Hero, eroe. Chi pedala per 82 km e 4200 metri di dislivello e arriva al traguardo sano e salvo è un eroe in tutti gli effetti. Bene, tra pochissimo dovremmo avere Mirko Celestino nelle vicinanze del traguardo. Guardiamo sull'orologio, sono 4 ore e 12 minuti di gara per la categoria Elite sulla distanza marathon. Infatti ci prospetta un tempo di gara di quasi mezz'ora inferiore a quello dell'anno scorso. L'anno scorso non c'erano atleti di grande nome internazionale, quest'anno invece abbiamo qui veramente la creme della creme. Ci sono 12 atleti che hanno partecipato una settimana fa ai mondiali del Montello. Ecco Mirko Celestino, lo rivediamo adesso sbucare dal bosco e sparire subito di nuovo dietro un gruppo di alberi. Infatti qui c'è un bellissimo paesaggio molto curato. Vediamo che siamo a Pozza al Maneggio, perciò non è più lontanissimo. Vediamo che già si mette sulla stradina asfaltata qui nelle vicinanze. Dicevamo, le piste, se si vedono in estate, sono verdi, sono prati che fioriscono e che vengono usati come pascoli, e l'abbiamo potuto vedere anche nelle immagini quando Mirko Celestino ha tagliato la pista di Coppa del Mondo, la Saslonk. E adesso è arrivato l'ultimo chilometro per Mirko Celestino, e qui si sta scaldando la piazza Nives di Selva. Mirko Celestino che si mette sul single trail che lo porterà qui in piazza centrale, ultimo chilometro, e vediamo, anzi non lo vediamo sullo schermo, però lo vedo io qui di persona. Peter Ungaldir, il presidente della Sella Ronda Hero, sta trepidando in attesa di Mirko Celestino, che sicuramente col suo nome e col suo prestigio darà grande lustro a questa manifestazione che appena alla sua seconda edizione può vantare un successo del genere. Triplicato il numero di iscritti, 28 nazioni partecipanti e poi 12 concorrenti che vengono freschi dal mondiale. Cosa si vuole di più per un organizzatore? Forse avremo dopo l'occasione di chiederlo direttamente a Peter Ungaldir. Intanto attendiamo l'arrivo di Mirko Celestino, che dovrebbe essere veramente a pochissimo dalla linea traguardo. Vediamo già l'elicottero qui vicino, sta ronzando sopra di noi, e da lì lo inquadra con la sua telecamera, e dove c'è anche Gerard Vanzi, che ha potuto vivere da vicino questi momenti veramente speciali. Eccolo che qui dietro Peter Rungaldir, vediamo Mirko Celestino, scusate, eccolo che si sta avvicinando l'ultima pedalata in piedi sul single trail, e poi arriverà nei pressi della sala dei congressi di Selva Gardena, e poi potremo darvi finalmente il tempo di gara
di Mirko Celestino, che è, a questo punto è più che sicuro, è il nuovo eroe delle Dolomiti per quanto riguarda la mountain bike. Eccolo, facciamogli sentire il nostro sostegno, il nostro tifo, il nostro rispetto per questo grande atleta, numero uno al mondo attualmente, medaglia di bronzo ai mondiali una settimana fa, ed eccolo sulla dirittura d'arrivo, Mirko Celestino, che taglia il traguardo con un tempo di 1:16:09, 4 ore 16 minuti e 09, 4 Stunden 16 Minuten 09, die neue Siegerzeit, die neue Rekordzeit, exakt 30 Minuten schneller, esattamente 30 minuti più veloce del vincitore dell'anno scorso, Mirko Celestino, che è qui, sta sorseggiando acqua per rifocillarsi un attimo e poi cercheremo subito di carpirgli qualcosa. Vediamo che si sta pulendo una ferita sul ginocchio sanguinante. Mirko Celestino sicuramente reduce dalla caduta con lo spettatore che chissà per quale motivo si è trovato sulla sua traiettoria all'Alpe di Siusi. Bene, allora. Ecco, lanciamo il collega Manuel Esposito che va subito a sentire Mirko Celestino. Grazie Diego, Clara. Allora, qui l'eroe, ma l'eroe nel vero senso della parola. Una gara drammatica chiusa in vittoria. Cosa è successo? Ma oggi mi è successo un po' di tutto. Sono caduto due volte. Una volta quando ero con Ragnoli in salita, non mi sono accorto di un buco, mi sono infilato dentro e ho picchiato forte la testa. Poi niente, mi sono rialzato, sono rientrato su Ragnoli. Dopo, qui nel finale, a 15 dall'arrivo, ho trovato sulla mia traiettoria un signore. Gli ho urlato più volte, però alla fine, quando se ne è accorto, si è mosso dalla parte dove arrivavo io. L'ho preso in pieno e pensavo che la gara fosse andata, perché sono caduto davvero in grossa velocità. Però sei tutto ad un pezzo, non è che ci hai qualche frattura, qualche paura che sia successo qualcosa, un eroe nel vero senso della parola oggi. Sì, oggi davvero, meno male che c'è un bel distacco. Mi dispiace appunto per questo spettatore, perché ha preso una botta forte anche lui. Non sapevo se soccorrerlo o se ripartire. Poi ho visto che mi ha detto vai e sono ripartito e sono andato. Complimenti allora per questa grandissima gara, sofferenza, ma sei il numero uno, sei l'eroe, su Tirol c'è la Ronda Hero 2011, grande soddisfazione, eri tranquillo alla partenza, ma quella tranquillità è stato il tuo forte, perché ci sono state tante peripezie come abbiamo visto. Sì, una gara durissima, non ho mai fatto una gara così dura, impressionante, non finiva mai più. E dopo il Pordoio ho attaccato, ho fatto la mia andatura su Ragnoli appunto per rischiare meno delle discese, però nonostante le ho prese con più cautela, però sono caduto. Grazie Mirko, arriva il secondo classificato, vai Diego. Ecco, è arrivato Riuri Ragnoli, 4:18:56, circa due minuti il distacco, come appunto su al passo Duron. Riuri Ragnoli che con Mirko Celestino ha percorso il percorso della Hero dal Passo Pordoi in avanti e si sarà fatto assieme la Val d'Huron, dove Celestino ha portato l'attacco decisivo che l'ha portato appunto allo scollinamento con due minuti e mezzo di vantaggio circa, e poi dopo abbiamo visto le situazioni drammatiche che gli hanno anche fatto perdere un po' di vantaggio, un po' di tempo a Mirko Celestino, che per fortuna però è arrivato tutto d'un pezzo qui a Selva Gardena e ci ha potuto raccontare di prima persona questa sua esperienza. Manuel Esposito, penso sia con Yuri Ragnoli. Ecco, Yuri Ragnoli, complimenti, seconda piazza. Mirko ha avuto delle peripezie, è stato investito anche uno spettatore. Tu hai visto di queste difficoltà o hai fatto gara tua? No, le difficoltà erano già abbastanza con questo qua. Fortunatamente non ho avuto nessun tipo di incidente. Bravissimo comunque Mirko, perché è andato fortissimo, mi ha staccato sulla Val d'Huron, e poi fortunatamente io sono riuscito a tenere un buon passo e un buon secondo. Ottima piazza, la seconda piazza, quindi sino al Duron le gare erano ancora aperte. Intanto è arrivato
Luciano Botti. E quindi, come vedi, con l'atleta, tuo collega Mirko Celestino, sanguinante, ti è andata bene, però dove pensi di aver, diciamo, perso la vittoria? Sui primi strappi della Val d'Uran, perché poi lì ha dato veramente tutto Mirko, perché tentavo di stare alla ruota il più possibile, perché dopo a metà Val d'Uran sapevo che spianava leggermente e volevo assolutamente stare con lui, invece non sono assolutamente riuscito e comunque si è decisa lì la gara. Grande gara comunque quella di Yuri Ragnoli, e complimenti anche a lui per la seconda piazza. Mirko Celestino vince seguito da Ragnoli. Diego, qual è la situazione attuale? Stiamo attendendo il terzo, che siamo curiosi poi di vedere chi sarà, visto che i responsi cronometrici che ci davano prima del passo d'Uron vedevano Hannes Pallhuber, l'altro azzurro dell'Anterselva, appaiato a Alexei Medvedev, il campione europeo in carica russo, appaiati all'inseguimento della terza piazza sul podio. Ancora non vediamo chi sarà il terzo all'arrivo, vediamo invece Mirko Celestino che si sta curando un attimo le ferite qui sul parterre della zona di arrivo. Sicuramente non è stata una bella esperienza quell'incontro ravvicinato, direi quasi del terzo tipo in questo caso, visto che non ci dovrebbe essere una situazione del genere. Intanto vediamo anche il nostro elicottero che sta sorvolando la zona di arrivo e ci manderà magari qualche immagine del terzo, se riuscirà a identificarlo, cosa naturalmente non facilissima. Intanto questa panoramica della piazza Nives di Selva Gardena e della zona di arrivo, mentre per la 50 km forse è il momento di dare i risultati che abbiamo a mano. Verso le ore 11 abbiamo avuto l'arrivo qui dei primi, degli elite maschile. Stefano Dal Grande, Italia, col Full Dynamics Team, vince quest'anno anche lui con un tempo di molto migliore di quello dell'anno scorso. Al secondo posto il campione argentino German Dorman, anche lui reduce dai mondiali del Montello settimana scorsa. E poi al terzo posto Daniel Jung, atleta della Val Venosta qui in Alto Adige, l'anno scorso secondo sulla 50 km, quest'anno terzo. Mentre in campo femminile sulla 50 è arrivata soltanto Michela Benzoni, almeno siamo riusciti a individuare fino adesso solo lei, però proveremo a dare l'aggiornamento se riusciremo ad averlo per tempo in questa diretta. Michela Benzoni, anche lei azzurra, reduce dai mondiali, attualmente l'atleta è al ottavo posto del ranking mondiale UCI, 14ª al mondiale del Montello la settimana scorsa, Michela Benzoni, che ha vinto la 50 km. È arrivata anche Andrea Tasser, che è arrivata seconda l'anno scorso, vincitrice. Mi comunica adesso Antonio Lazzarotto, il nostro presidente regionale dell'FCI. Andrea Tasser, atleta della Val Sarentina, l'anno scorso vincitrice sui 50 km, quest'anno appunto seconda dietro Michela Benzoni. E noi attendiamo ancora il responso per avere il podio al completo sulla 82 km. Manca il terzo classificato, dopo che Mirko Celestino e Yuri Ragnoli sono già al traguardo. Come detto già prima, ci comunicavano Hannes Pallhuber e Alexei Medvedev in lotta appunto per il terzo posto sul podio. Alexei Medvedev, che questa mattina è partito a razzo, infatti ha vinto lui il primo Gran Premio della montagna, il Dunter Cepies. Vediamo che arriva adesso Alexei Medvedev. Привет и паз и добро пожаловать al russo, arrivato adesso terzo posto per lui e per il campione europeo in carica, che è riuscito a portare a casa questo posto sul podio nella 82 km. Allora
Il responso dice che è riuscito a staccarsi da Hannes Pallhuber per portare a casa questo risultato. Emanuele Esposito con Alexei Medvedev. Ecco, il campione europeo qui, terza piazza, gara durissima, estenuante e difficile. Com'è andata? Oh, ciao a tutti, gara veramente molto dura. Pensavo dura, però non pensavo così. E dai, però bella giornata, arrivato in podio. Poi adesso forma un po' colato, allora già arrivare in podio per me è bene. Sei partito in vantaggio, poi a un certo punto hai perso il contatto con i primi. Sì, sì, volevo vincere il GPM, poi vediamo come va. Ho vinto il GPM, poi sì, mi è ripresa gruppetto, poi poi è arrivato terzo. Benissimo, complimenti a Medvedev per la terza piazza, gara durissima, anche lui commenta alla stessa maniera come già Celestino, il vincitore, che ha detto è dura ma non pensava così dura. Allora faremo la cerimonia di Flowers Giving Ceremony e la linea a Diego Clara. Bene, allora riepiloghiamo il risultato parziale di questa gara mountain bike marathon su 82 km Südtirol, Sella Ronda Hero, la sua seconda edizione. Vince con un tempo di 4 ore e 16 minuti Mirko Celestino, numero 1 del ranking mondiale UCI e medaglia di bronzo ai mondiali, davanti a Yuri Ragnoli, italiano anche lui, con circa 2 minuti di distacco, mentre Alexei Medvedev, il campione europeo russo, riesce a conquistare il quarto posto sul podio con un tempo intorno ai 4 minuti e 26. Non riusciamo a darveli con precisione vista la mancanza qui del monitor. Comunque il podio al completo e tra pochissimo qui sulla piazza Nives di Selva di Val Gardena avremo la flower ceremony di questo podio. Bene, allora grazie a Diego Clara, magari una battuta da Peter Phil, che siamo in diretta. Allora Peter Phil, anche tu sei arrivato, com'è andata la tua gara di oggi? Non erano piste nevate, però era un saliscendi veramente faticoso, cosa dici? Beh, sicuramente è una delle gare più dure che ho mai fatto, l'ho fatta già l'anno scorso, per quello sapevo cosa mi aspettava e devo dire è sempre bello partecipare qua, anche se è molto duro e adesso le gambe le devo fare riposare un po'. Le fai riposare, quindi ti aspettiamo alla partenza per le prossime discese libere della stagione. Intanto godiamo un po' l'estate e non pensiamo all'inverno. D'accordo, grande simpatia da parte di Peter Phil, in bocca al lupo per le prossime sortite. Allora se Diego va bene faremo, procederei alla flower ceremony, intanto che sono arrivati i primi tre, e quindi se siamo pronti con la telecamera possiamo partire a questa cerimonia. Mi dicono dalla regia un minuto ancora, quindi attenderemo un minuto, ti do intanto la linea. Intanto siamo arrivati a 4 ore 29 minuti esatti di gara da questa mattina, quando alle ore 8 è stata lanciata la prima delle tre griglie di partenza dell'Elite, e vediamo Mike Felderer arrivato con 4:29:16. Mike Felderer, grande specialista delle marathon, il più forte maratoneta in bici dell'Alto Adige nazionale. Ecco, intanto Mike Felderer attualmente 18° nel ranking mondiale, anche lui reduce dal mondiale. Mi dicono dalla regia che è pronto un replay di queste immagini drammatiche dello scontro di Mirko Celestino con lo spettatore. Vediamo che parte adesso l'immagine. Mirko Celestino infatti sta gridando proprio dietro l'albero, sì è vero, proprio così come ce l'ha descritta lui. L'uomo non era accorto, non ha saputo buttarsi dalla parte giusta e c'è stato questo impatto che speriamo veramente non abbia avuto conseguenze. Intanto per Mirko Celestino no, perché lui è qui ed ha già detto la sua. C'è qualche piccolo graffio che però per i professionisti fa parte del pane quotidiano. Ah,
Allora Diego, ti informo che stanno medicando Celestino e quindi attendiamo per la cerimonia dei fiori e quindi riusciamo a proseguire col commento della gara. Vedi come si chiama quella lì? Tanto è arrivata anche la terza concorrente nella 50 km, avevamo detto che aveva vinto Michela Benzoni, seguita da Andrea Tasser, e al terzo posto abbiamo la belga Christine Nelen della Scott Gowman Cycling Team. Il suo tempo di gara 4:26.05, 40 minuti di distacco. Allora diamo anche qui i tempi esatti. Michela Benzoni 3:45.23, Andrea Tasser 4 ore esatte e 1 secondo con 14:38 di distacco, mentre la Nelen l'abbiamo appena comunicato in queste istanze 4:26.05 con 40 minuti di distacco. Allora anche qui abbiamo il podio della 50 km femminile tesserati al completo. Dunque allora abbiamo sentito, ci sono le prime tre classificate della categoria femminile e allora siamo in attesa dell'ultima intervista per quanto riguarda Celestino e poi passeremo alla cerimonia dei fiori sia della categoria maschile 82 km sia quella dei 50 km categoria femminile. Dunque allora pregherei tutti i primi tre classificati di mantenersi in zona per poter poi consegnare i fiori per mano della presidentessa della Val Gardena Marketing, la signora Demez. Quindi attimi ancora che sta concedendo Celestino l'intervista televisiva e poi torneremo per la consegna dei fiori. Tanto piazza sempre più gremita qui, stanno per iniziare gli arrivi dei, diciamoli così, dei ciclisti un po' più normali, specialmente nella 50 km e poi naturalmente lì l'attrattiva è tutta quella di poter salutare il proprio caro che arriva, i parenti assiepati qui sulla piazza Nives in attesa dei loro familiari che partecipano alla gara. E anche questa è una delle caratteristiche più interessanti, più romantiche quasi direi, di queste Gran Fondo, dove la partecipazione è molto numerosa. Si diceva 1500 partecipanti quest'oggi, 28 nazioni rappresentate in questa seconda edizione della Südtirol Sella Ronda Hero. Il percorso di 82 km parte da Selva di Val Gardena, porta sul Passo Gardena verso Corvara e poi attraverso il Pralongia, il Passo Campolongo, poi Arabba, Ornella, Soura Sas, Porta Vescovo, Passo Pordoi, Canazzei, Passo Sella per chi fa la corta, Canazzei, Campitello e poi Passo Duron, Alpe di Siusi fino a Selva di Val Gardena. 82 km, 4200 metri di dislivello. Invece la corta, chiamiamola corta, 50 km con 2600 metri di dislivello, scollina al Passo Sella e non percorre la Val di Fassa e l'Alpe di Siusi. E adesso diamo la linea al collega Manuel Esposito che ha sicuramente qualcuno davanti al microfono. Sì, no, volevamo fare la cerimonia dei fiori che adesso appunto è imminente. Allora vogliamo premiare per mano della presidentessa della Val Gardena Marketing, Cristina Demez. Allora, terzo classificato alla Südtirol Sella Ronda Hero 2011, Alexei Medvedev in 4 ore 35 minuti e 6 secondi. Un applauso. Consegna i fiori qui dalla piazza centrale di Selva di Val Gardena. Ecco qui la consegna dei fiori, le congratulazioni e chiaramente il bacio di rito. Complimenti al russo che ha vinto poi il primo Gran Premio sul Danterceppies, il Gran Premio della Montagna. E allora continuiamo. Seconda piazza per Yuri Ragnoli, Scott, con 4 ore 28 minuti e 51 primi. Eccolo qui, arrivato per secondo alla
seconda edizione Sud Tirol Sella Ronda Iro. Un grosso applauso anche per il nostro campionissimo che si è battuto all'ultima pedalata. Benissimo, sorridente, ancora faticati, ma chiaramente con una soddisfazione niente male. E allora, primo classificato presso la Sud Tirol Sella Ronda Hero 2011, Mirko Celestino, Italia Xevo iBike Super Semperlux, 4 ore 26 minuti e 7 secondi. Congratulazioni, ecco qui i primi tre sorridenti di questa estenuante, affascinante, appassionante gara di mountain bike. Allora, un applauso a questo quadro di vincitori. Rinviamo alle ore 15 per la premiazione. Diego, se posso, farei la cerimonia anche per la 50 km femminile. Allora vi preparate mentre noi andiamo a vedere la situazione. 4 ore 46 e 35 il tempo di gara fino a questo momento. Stanno entrando molti atleti che partecipano alla 50 km. Infatti è arrivato per esempio un atleta australiano. Vediamo sempre il podio, che è più che degno. Vi ricordo che abbiamo il numero 1 al mondo, Mirko Celestino, nel ranking mondiale. Abbiamo il numero 11 attuale, Alexei Medvedev, che è anche campione d'Europa in carica. Ecco, è arrivato anche Georg Piazza, l'anno scorso secondo sul tracciato lungo dietro a Klaus Fontana. Georg Piazza, gardenese, molto molto forte in bici. Lui è uno degli atleti chiave della Coppa Alto Adige, che si svolge nelle varie località qui in provincia. Come detto, l'anno scorso secondo sulla lunga dietro a Klaus Fontana, che oggi però ha avuto qualche difficoltà su questo tracciato, che era l'unico che conosceva veramente alla perfezione, avendolo conquistato e domato l'anno scorso. Bene, mi dicono che sono pronti anche per la Flowers della 50, così diamo la linea a Emanuele Esposito. Grazie a Diego Clara. Allora, sono qui con Peter Rungaldir, che prenderà in mano, diciamo, la situazione, nel senso che sarà lui il presidente a consegnare i fiori alle atlete, le tre classificate nella 50 chilometri. Allora spero che appunto non mi sfuggano, perché c'è grande concitazione, grande entusiasmo. Complimenti per tutte gli atleti che hanno partecipato, e quindi pregherei adesso le tre classificate ad avvicinarsi. Eccoci, sono pronte qui. E allora, ultima foto per quanto riguarda il gruppetto dei vincitori, e andiamo subito con le tre classificate sulla 50 km. Appena la foto con Christoph Innerhofer, l'assessore Wittmann, Peter Phil e Mirko Celestino, il presidente Rungaldir. Stanno appunto un quadro di campioni ieri, oggi e domani. E allora siamo pronti con Peter Rungaldir, terza classificata nella Sud Tirol Sella Ronda Hero 50 km donne. Arriva Nelen Christian, Belgio Scott Goeman Cycling Team. Grosso applauso in 4 ore 26 minuti e 5 secondi. Seconda, eccola qui, ecco qui. Anche per quanto riguarda la categoria femminile, grossa competizione, agguerrite e chiaramente molto molto affaticate, ma soddisfatte. Arriva la seconda, Andrea Tasser di ASC Sarental Sarentino Bolzano Italia, in 4 ore e un secondo. Herzlichen Glückwunsch, complimenti alla Tasser, seconda classificata, e la vincitrice dell'anno scorso. E allora, suspense, perché adesso è il momento della vincitrice sui 50 km donne Sud Tirol Sella Ronda Hero, Michela Benzoni, ASD Lissone, in 3 ore 45 minuti e 23 primi, Binasco Milano. Complimenti, e premia con fiori Peter Rungaldir, campionissimo dello sci
e presidente della Südtirol Sella Ronda 2011. Allora, Diego. È arrivato anche Klaus Fontana, il vincitore, l'eroe dell'anno scorso, la prima edizione sulla 82 km. Quest'anno il suo tempo di gara 4 ore e 50 minuti, un 4 minuti oltre il suo tempo di vittoria dell'anno scorso. Magari se il collega Esposito se lo va a cercare, magari è interessante sentire la sua esperienza di quest'oggi. Allora, dicevo, qui, Klaus siamo... Fontana del ASC Olan Val d'Aora in Valpusteria, arrivato al traguardo in questo istante. Bene, allora andiamo brevemente su Klaus Fontana, che è già impegnato in un'intervista con i colleghi della carta stampata, e andremo subito a chiedergli, appena c'è un attimo di tempo, di riuscire a cogliere a caldo qualche impressione, e quindi sentiremo dalla bocca del vincitore dell'anno scorso quali siano state le sue impressioni. Ci scusiamo col collega della carta stampata e andiamo subito su Klaus Fontana. Allora, quest'anno non hai bissato la vittoria dell'anno scorso, però è stata una gran gara e quest'anno c'era tanta concorrenza. Sì, si è visto già all'inizio che sono dei corridori fortissimi quest'anno. Comunque ero con loro la prima salita, poi ho forato già e ho perso il treno davanti e ho fatto la mia gara fino a fine. Un'ottima gara anche quest'anno, non 4 minuti diciamo persi sul tuo tempo dell'anno scorso, probabilmente per la foratura. Allora, comunque, l'anno prossimo di nuovo qui ancora a combattere contro il tempo tuo e contro i concorrenti che ogni anno diventano migliori, anzi di più non si può di quest'anno. No, per me è un ottimo risultato e ci vediamo l'anno prossimo. D'accordo, e così sia, un augurio per l'anno prossimo anche a Klaus Fontana, che viene complimentato anche dall'ideatore. E allora adesso, fra una telefonata e l'altra, andiamo a sentire Peter Rungaldier, che appunto anche lui è soddisfatto, si legge dall'espressione che ha sul viso, e quindi è una manifestazione che sta riuscendo bene e che sta crescendo. Sì, sono contento di come sta andando, un grande complimenti veramente a quelli che sono arrivati già all'arrivo, Celentino, ma tutti quanti, grosso complimenti anche quelli sulla corta. Ci sono state delle mucche un po' in giro sui pascoli, però è un po' così, mountain bike si vive tra le montagne e tra i pascoli, quindi... È stata molto spettacolare, abbiamo visto il vincitore che ha avuto vari inconvenienti, quindi è stata molto emozionante, quindi attenderemo ancora delle informazioni su quanto accaduto lungo il tracciato, c'è stato l'investimento, quindi ci sono state le prime rassicurazioni, sappiamo già qualcosa dello spettatore che ha avuto questo spiacevole incidente? No, dobbiamo ancora trovarlo, quindi non è rimasto lì sul posto, quindi vuol dire che sta bene. Bene, vuol dire sta bene, grazie per questa informazione molto importante. Un aspetto ancora importante, abbiamo avuto la seconda, la terza non si può più glissare, non si può migliorare, perché siamo già coi top degli atleti, a 1500 partecipanti, cosa di meglio? No, ora aspettiamo la conclusione della gara che finisce alle 18.30, più o meno 18.15, 18.30, e vediamo poi, tiriamo le conclusioni, vediamo, tanto sta andando bene. Bene, complimenti allora a Peter Rungaldier, campionissimo di sci e presidente della Südtirol Sella Ronda Hero 2011. Come avete sentito, non c'è nessun tipo di problema per lo spettatore investito, perché appunto non ha avuto bisogno di soccorsi. Ripasso la linea a Diego Clara. E mentre arriviamo al 4 ore e 55 minuti di gara, riepiloghiamo brevemente il risultato della marathon 82 km maschile. Mirko Celestino, numero uno al mondo attuale, vince con un tempo di 4 ore e 16 minuti, seguito da Yuri Ragnoli con 4 ore e 18, e mentre il campione d'Europa in carica Alexei Medvedev con circa 10 minuti di distacco al terzo posto. Ma non ci sono solo i grandi che pedalano su queste montagne in questi splendidi posti,
ci sono anche i piccoli che si cimentano nelle loro prime esperienze con le mountain bike, e infatti la Sella Ronda Hero è anche Hero Kids, vuol dire che c'è una manifestazione dedicata ai bambini tra i 6 e i 12 anni. Questa mattina alle 9.30 sono partiti in 100 qui proprio dal centro di Selva Gardena. Vediamo le immagini di questa bella e simpatica gara di questa mattina, genitori naturalmente che danno gli ultimi consigli tecnici, poi partiti però non per una gara agonistica, accompagnati in bici da Peter Rungaldir, il presidente del comitato, che ha voluto fare da guida a questi campioncini in erba che sicuramente un domani saranno o potranno essere i protagonisti della Südtirol Sella Ronda Hero. Anche qui qualche caduta all'inizio, naturalmente siamo caduti tutti in bici nella nostra carriera, vediamo che c'è anche chi si cimenta con la bici senza pedali, eccoli sul percorso di 3 km facile intorno al paese, eccoli di ritorno al traguardo qui a Selva di Val Gardena. Bene, 4 ore 56.48 il tempo di gara qui da Selva di Val Gardena, dove stanno continuando gli arrivi al traguardo sia della gara sui 50 km sia sulla marathon degli 82 km. Andiamo anche a ricordare i risultati della 50 in categoria maschile elite. Stefano Dal Grande, Italia, vince su German Dorman, Argentina, e su Daniel Jung, anche lui atleta del posto qui regionale della Val Venosta in provincia di Bolzano. Questi primi tre della 50 km maschile, mentre nella 50 femminile ha vinto Michela Benzoni della nazionale azzurra, anche lei reduce dal mondiale del Montello, seguita da Andrea Tasser, la forte dilettante della Val Sarentina qui in Alto Adige, che vinse l'anno scorso su questa distanza, mentre al terzo posto troviamo Christine Nelen, atleta belga, anche lei riuscita con un'ottima prestazione a portarsi sul podio. Sicuramente chi può vantare un podio alla Hero nel proprio palmarès ha sicuramente di che raccontare ai propri nipoti. Intanto vediamo ancora la piazza con molta gente che ci sta seguendo questa diretta su Gazzetta.it, la diretta web, sicuramente anche questa una prima per la Südtirol Sella Ronda Hero. Naturalmente sta seguendo il susseguirsi di arrivi qui in zona Piazza Nives di Selva di Val Gardena. Intanto il tempo è veramente splendido quest'oggi, c'è un bel caldo, il sole splende, anche se stamattina i primi che sono arrivati a Passo Gardena sicuramente avranno avuto delle temperature inferiori ai 10 gradi centigradi. Infatti alle 6:30 venivano misurati 2 gradi a Passo Gardena. 2 gradi vuol dire che l'aria nelle Dolomiti è bella fresca, si sta bene, si pedala bene e si riesce a portare a termine una gara con grandi dispendi energetici e di liquidi nel modo migliore. Infatti ci sono sul percorso anche vari punti di ristoro curati dalla Enervit, uno degli sponsor di questa manifestazione, che approvvigionano i concorrenti con nutrimenti pensati apposta per gli sportivi, studiati a fondo, non lasciano nulla al caso gli esperti nutrizionisti. Infatti arrivano i nostri atleti, arrivano tutti nel pieno delle loro forze qui al traguardo di Selva di Val Gardena. Intanto è arrivata Marika Kovre, una delle protagoniste di questa 50 km. Vediamo qui questa inquadratura verso il cielo azzurro con qualche nuvoletta assolutamente innocua qui in Val Gardena, per poi ritornare sulla piazza Nives, la piazza centrale di Selva di Val Gardena, che è un po' il teatro di tutto ciò che succede nell'ambito di questa gara veramente bella e interessante, la Südtirol Sella Ronda Hero, che è arrivata alla sua seconda edizione triplicando, lo ripetiamo, triplicando il numero dei partecipanti
da 430 dell'anno scorso a 1500 quest'anno. 28 nazioni, veramente una gara che si sta confermando. E con questo, questa immagine totale della Val Gardena, di Selva di Val Gardena, salutiamo tutti coloro che ci hanno seguito in diretta su Gazzetta.it, su selarondahero.com, e salutiamo dalla Val Gardena, a risentirci.